Allora, io ne parlavo anche prima con Aldo, ho voluto iniziare con questa esposizione. Questa è una piccola melodia popolare siriana, molto semplice, molto lineare, sulla quale ho iniziato già a introdurre alcune variazioni che invece ci avvicinano a una cultura più europea, quindi i materiali, quelli che noi musicisti chiamiamo i materiali armonici, che sono diversi dalle culture musicali medio orientali. Però perché ho scelto questa melodia? Io sono particolarmente legato alla Siria per una serie di motivi di lavoro, personali, insomma, sono stato lì più volte a suonare, per cui questo, diciamo, disastro folle che sta succedendo ormai da anni, che diciamoci la verità, non si capisce neanche bene perché, insomma, questo è già un punto di riflessione, cioè quando le cose non si capiscono bene, insomma, c'è qualcosa su cui interrogarsi, almeno a me succede questa cosa. Perché non capisco? Perché non si riescono a mettere insieme in maniera razionale due o tre cose, almeno per darmi una ragione sufficiente per un qualunque evento? Quando questo avviene c'è qualcosa di molto inquietante, anche se non si può definire bene, cioè perché di solito, almeno per esperienza personale, non è nella stupidità delle persone che non capiscono il motivo per cui quella cosa non viene letta con chiarezza, ma è perché quella cosa, la fonte di quella cosa viene, come dire, espressa con non chiarezza. E quindi ci sono dei motivi che sono sempre inquietanti, sempre curiosi, strani. Non voglio entrare nella questione di merito, perché, per come, i buoni, i cattivi, insomma, mi sembra tutto così assurdo che non è nemmeno questa la questione, ma la questione nella quale voglio entrare è perché non c'è chiarezza, e dove non c'è chiarezza non c'è appunto interconnessione, dialogo, confronto, perché è come se ci fossero dei muri che rigidamente si pongono l'uno contro l'altro e non cercano invece di spiegarsi, capire. Certo, lo spiegarsi è faticoso, non è mai semplice. E perché questa melodia? Perché l'improvvisazione? Perché l'improvvisazione è una porta invece, come dire, straordinaria per la comunicazione, per l'interconnessione. La cosa interessante, e qui mi fermo poi e do la parola ad Aldo, è che la musica è veramente, anche nelle sue strutture originarie, un linguaggio universale, generale, quindi di condivisione e di confronto e di possibilità di mettersi insieme per fare delle cose. Questa melodia, che è una melodia popolare siriana, quindi di un mondo anche lontano, la Siria è uno dei paesi medio orientali, forse è il paese medio orientale più distante dalla cultura occidentale. Non è come il Marocco, come l'Egitto, è veramente lontano. Iniziamo a entrare in un mondo distante, insomma, da noi. Eppure questa melodia ha al suo interno uno dei principi che stanno in tutte le musiche del mondo, in tutte le musiche popolari e in tutte le strutture di improvvisazione, che è un modello molto semplice di costruzione del messaggio. Cioè, questa melodia è costruita con quella struttura che tutti noi chiamiamo, noi musicisti, anche quando si studia nei conservatori la musica, proposta, proposta, risposta, libero. Cioè, ti dico una cosa, te la ripeto, faccio una variazione su quella cosa che prende le mosse da quella cosa, però è un po' diversa, e poi c'è una parte finale che è libera. E se voi la sentite, cioè, la proposta è. Poi, queste due ritmicamente sono assolutamente simili. Poi c'è questa parte, e questa parte finale sono molto simili tutte fra di loro, però hanno questa logica interna. Prima frase. Piccola variazione, ma quasi simile. Qua cambia un po'. E da qua c'è questa unica increspatura, diciamo, nella melodia. Questa che è la parte libera. Qui è tutto molto minimale, molto piccolo. Però questa idea della costruzione melodica
è anche tipica del jazz. Io due volte. Piccole variazioni, però i musicisti, questo tipo di modello è largamente diffuso, e la cosa che è molto interessante, secondo me, è che è diffuso veramente in tutte le culture del mondo, ma anche Mozart, anche Beethoven, in strutture molto più sofisticate, in episodi musicali molto più grandi, la forma sonata, tutti questi episodi che durano, eppure hanno all'interno molto spesso questa e altre strutture, ce ne sono anche altre. E quindi io ora cedo la parola al prof e mi fermo qui e poi dopo andiamo avanti. Credo che dobbiamo essere molto grati al nostro maestro che ha introdotto questo incontro con questo intermezzo musicale, che non è un intermezzo perché non sta in mezzo ma sta all'inizio. Molto grati perché, oltre alla bellezza di questo canto siriano, direi alla profonda malinconia di questo canto siriano, ogni popolo porta dentro di sé il segno di un destino. E probabilmente anche in questa musica si avverte questa presenza del destino di un popolo. Ma dicevo, dobbiamo essergli grati perché ci ha insegnato subito una cosa, che per poter entrare in connessione occorre una mediazione. Io e voi possiamo entrare in connessione perché, per esempio, parliamo una medesima lingua. Se io parlassi in una lingua che voi non conoscete, o voi parlaste in una lingua che io non conosco, non ci potremmo connettere. Quindi la connessione comporta un elemento comune, che non è solo dell'uno né solo dell'altro, ma insieme dell'uno e dell'altro. Questo si chiama, in termine più tecnico, mediazione, cioè il mezzo, il medio che sta in mezzo ed è anche strumento. Medium significa ciò che sta in mezzo e significa ciò che è strumento. La magia delle parole, la lingua. Pensavo a questo quando il maestro parlava del motivo. Ecco, ci ha spiegato quali sono i motivi caratterizzanti di questa musica. Però poco prima ci aveva detto, ma quello che succede così tragicamente in questo paese lontano e ricchissimo di antica cultura com'è la Siria, quale motivo ha? Allora la parola motivo, come vedete, qui è usata in due significati diversi. Il motivo nel senso della motivazione, della giustificazione. Io per capire quello che succede in Siria dovrei conoscere i motivi. E poi motivo ha invece un significato musicale, cioè è quell'elemento di più note che, ricorrendo frequentemente in un pezzo musicale, ne costituisce il tessuto mediativo, ne costituisce la connessione. Come vedete, siamo già entrati nel tema della connessione. Connettere. E se un aggettivo potessimo usare senza essere in qualche modo di cattivo augurio per il nostro mondo contemporaneo, dovremmo dire che è un mondo estremamente sconnesso. Molto connesso dal punto di vista tecnico, si parla della connessione, ognuno vuole essere connesso, però il mondo è sconnesso. Ci sono le guerre,
ci sono le aggressioni dei popoli, ci sono le aggressioni dei gruppi, ci sono le aggressioni delle persone, c'è l'aggressione della intolleranza. Ecco, nessuno vuole accettare che un altro la pensi diversamente. E quindi tutte le fobie, e quindi tutti gli scontri, e quindi tutte le malvagità che nel nostro mondo si incontrano. Come vedete, il problema è sempre quello della connessione. Siamo eccessivamente connessi dal punto di vista tecnologico, siamo eccessivamente sconnessi dal punto di vista morale. Ecco, questo credo che sia un tema sul quale soprattutto i giovani hanno utilità a riflettere e a misurarsi, perché tra l'altro ognuno di noi deve capire che per vivere bisogna misurarsi. Gli antichi greci avevano al centro della loro cultura questo tema del metron, cioè un elemento col quale misurare fin dove possiamo arrivare, da che punto possiamo partire, misurarsi. E io penso che i giovani soprattutto, per diventare uomini forti, debbano esercitarsi a misurarsi. Misurarsi mentalmente, misurarsi con le culture, misurarsi con gli altri esseri umani, perché quando ci si misura, ci si commisura. Vedete il gioco delle parole, connessione, interconnessione, misura, commisurazione. Nei due casi, connessione e misura di per se stessi dicono poco. Connessione, ma non basta la connessione, occorre la interconnessione, cioè occorre che la connessione riesca a coinvolgere ambo le parti che intendono connettersi. E così la misura, non basta la misura. Se io so che questo bastone misura un metro, beh, vabbè, è una pura e semplice informazione, ma se voglio usarlo, devo metterlo in rapporto con la lunghezza di questo pavimento. E quindi la lunghezza del mio bastone si commisura con la lunghezza del pavimento. Commisurarsi. Vivere è commisurarsi. Lo è sul piano logico. Se non abbiamo una medesima logica o non abbiamo due logiche che però riescono a commettersi, a commisurarsi, noi non riusciamo a ragionare insieme. Sul piano emotivo, sul piano degli affetti, il rapporto tra due persone, che può essere un rapporto di amore e dovrebbe non essere un rapporto di odio, è d'amore perché ambedue le persone si commisurano. Non è che ci si ama soltanto perché si desidera, per esempio, il corpo di un'altra persona. Ci si ama perché si riesce a stabilire un dialogo. E il dialogo è una connessione. Il dialogo è un processo logico che passa da una mente ad un'altra mente, sicché le due menti a un certo punto diventano compagne. Ecco, il vero problema della commissione è il diventare compagni, che come voi sapete significa mangiare lo stesso pane, dividere lo stesso pane. Ecco, l'essere compagni è una forma vissuta, concreta, di connessione. Il nostro Gianfranco prima vi ha parlato del cibo, che è uno dei temi, grandi temi di questa città della scienza in questa fase. Ecco, il cibo perché è importante? Perché il cibo intanto è cibo in quanto non è mai consumato nella solitudine.
Il cibo tanto più si valorizza quanto più è consumato nel rapporto, nella condivisione con altri esseri umani. Tanto è vero che quando due persone si guardano in cagnesco, ognuno dice all'altro: ma perché, quando mai abbiamo mangiato insieme? Vedete, il mangiare insieme è la misura di una umanità condivisa. E questo non è solo tra le persone, è tra le culture. Abbiamo sentito questa musica siriana, è cultura lontanissima fisicamente da noi, cultura lontanissima storicamente da noi. Eppure noi ci siamo, io perlomeno mi sono emozionato nel sentire questa musica. Allora, questa musica intanto vale in quanto serve a far scattare delle emozioni comuni, in quanto serve a farci sentire partecipi di un mondo comune che, per quanto diviso e lacerato, sopravvive solo per quel tanto di comune che ancora in esso riesce a manifestarsi. Ecco, io credo che questo possa essere una specie di modesta introduzione al discorso del quale oggi ci stiamo occupando. Quindi ridiamo la parola alla musica.
parole. Allora, io ho iniziato adesso con un pezzo di un pianista jazz molto importante, un pezzo semplice, lineare, si chiama Peace Peace, cioè il pezzo della pace, e poi da quel pezzo, quindi con alcune pratiche, diciamo, dell'improvvisazione, e il pezzo era in tonalità maggiore, quindi questa tonalità più, come dire, aperta, più solare, sono ritornato alla melodia del primo pezzo siriano in maggiore e poi l'ho riportata di nuovo alla sua prima parte. Quindi mentre all'inizio ho suonato partendo dalla melodia, restando più o meno nella struttura, adesso sono partito da un altro mondo. Ho scelto questo pezzo sia per il titolo, quindi per tutte le allusioni che c'ha, e poi anche perché Bill Evans è un pianista molto particolare, dove la musica afroamericana si connette fortemente con la tradizione europea e soprattutto con la tradizione della musica francese del primo Novecento, Debussy, Ravel, e quindi mi interessava iniziare a fare una specie di percorso delle culture, perché per esempio un certo tipo di sonorità, le sonorità francesi arrivano nel jazz, nella musica afroamericana, intorno agli anni 40-50, attraverso questo grande arrangiatore che è Gil Evans, ma anche prima. Ed è curioso perché le tradizioni francesi, nella fattispecie di Ravel e di Debussy, quelle caratteristiche musicali che arrivano all'America del jazz, sono, relativamente a Debussy, la ricerca sulle pentatoniche, su certe scale che lui scopre nel Grand Expo di Parigi, quando va a sentire queste orchestre del gamelan, orchestre di metallofoni. Debussy è molto colpito da questa musica, la usa nella sua musica e ritorna quindi culturalmente poi in America queste colorazioni. Invece Ravel prende la musica dalla tradizione flamenco, che è una tradizione del sud della Francia, che è contaminata dalla musica del nord dell'Africa. Musica del nord dell'Africa che non ha nulla a che vedere con l'Africa che ha condizionato il jazz delle origini, che invece è l'Africa subsahariana. Quindi questo brano, insomma questo piccolo percorso, tiene dentro veramente tante interconnessioni fatte di linguaggi e di sedimentazioni anche di anni, di secoli. Dico di secoli perché di solito il jazz, noi immaginiamo che il jazz è questa musica che nasce nel Novecento, ma la storia del jazz è molto più antica, perché in realtà si inizia a sedimentare questa possibilità interconnettiva già con le prime deportazioni degli schiavi neri, quindi stiamo parlando già del 600, praticamente, inizio 600. È una storia lunga, articolata, fatta poi tra l'altro di sofferenze, di compressioni forzate, diciamo, di umanità che veniva compressa e quindi, come dire, anche violentemente tenuta insieme in qualche modo. Quindi è una storia che si articola in tanti punti e quindi ci tenevo a sottolineare questo aspetto, che l'interconnessione è anche sedimentazione, anche c'è bisogno di un tempo per digerire le cose, non è una cosa che si può dare poi così, c'è un lavoro dietro, un lavoro, diciamo, di sana conquista in qualche modo. La parola che è stata introdotta dal maestro Derrico è quella di contaminazione. Ed è una parola che va analizzata nella pregnanza dei suoi significati. La contaminazione ha originariamente un significato, una intonazione. Vedete come io ho detto due cose, significato e intonazione. Io parlo in italiano come voi, le mie parole hanno un significato. La musica non ha significati, ha intonazioni. E sono due cose molto importanti da distinguere. Perché? Se io dico pane, io
con questo termine significo una cosa ben precisa, un pezzo di pane. Quindi significare significa che una parola porta con sé la proprietà di essere il segno significare, il segno di un'altra cosa. Quindi noi ci intendiamo comunemente proprio perché le nostre parole hanno un significato. E noi conosciamo il dizionario della lingua che parliamo e quindi sappiamo quale significato ha ogni parola di questa lingua. Ma nel momento in cui voi avete ascoltato questa musica, avete, per così dire, nella vostra mente avuto presente dei significati, cioè quella musica indicava pezzi di pane, pezzi di metallo, navi che camminano, aeroplani che volano? No. No. Voi avete provato dei sentimenti, avete provato delle emozioni, sì, le avete provate, non è necessario. Io sì. E avendo provato queste emozioni, voi potete dire che avete colto il senso della musica. Quindi c'è differenza tra significato e senso. Un discorso fatto di parole vale se le parole hanno dei significati. Una musica non vale perché ha dei significati, perché non ha nessun significato, ma dei forti sensi, cioè ha delle cariche di carattere emozionale che turbano il normale equilibrio della vostra psiche e vi fanno provare mondi diversi da quelli in cui voi attualmente siete. Quindi un discorso in una lingua articolata ha dei significati, una musica ha dei sensi, delle intonazioni. E questo è molto importante proprio dal punto di vista della tematica della connessione, perché in questa esperienza di questa mattina voi ed io ci stiamo connettendo in due modi diversi. Da una parte le chiacchiere che io faccio, che voi capite come significati, e questa è una forma di connessione. Dall'altra parte la musica, le note bellissime che voi ascoltate, pure provocano una connessione, ma una connessione che non è di carattere logico, che non è fatta di significati, è fatta di emozioni. E allora vedete che entra in gioco il tema dell'ascolto, dell'udire. Io per esempio sono un poco sordo, ve lo confesso. Sono un poco sordo perché a un certo punto della mia vita, molto avanti negli anni, mi sono detto: ma perché devo capire tutte le sciocchezze che vengono dette intorno a me? Adesso decido di rendermi un poco sordo. Naturalmente mi sono dato la zappa sui piedi, perché non solo sento meno le cose che non vorrei sentire, ma sento meno anche le cose che vorrei sentire. E quindi l'insegnamento è che non bisogna essere sordi. In Siria, tanto per tornare a questo grande esempio tragico, ci sono forze che si combattono in modo atroce, non tenendo conto della vita degli innocenti, degli incolpevoli, soprattutto dei bambini. Ecco, possiamo restare sordi di fronte a questo? Vedete il concetto di sordità. La sordità è il contrario della sensibilità. Quindi la sordità è, per così dire, ciò che impedisce la connessione.
ciò che ci rende separati gli uni dagli altri. Questo avviene tra gli individui, avviene tra le culture, avviene tra le forme d'arte. E questa mattina non è che ci siano due forme d'arte, qui una forma d'arte è una ed è la musica. Il resto è chiacchiera, quella che sto facendo io, ma comunque una qualche connessione siamo riusciti a metterla in piedi. Perché? Perché io, per quanto sordo, non sono sordo completamente e quindi ho anche sentito la musica. E poiché sia pure sordo acusticamente, una certa sensibilità e non sordità emotiva, la mia età purtroppo, anzi meno male, ancora conservo, mi sono emozionato, quindi mi sono connesso. Ora, tra le culture avviene questo e avviene in due modi. Il maestro Derrico ha parlato di contaminazione. Ecco, la contaminazione in che cosa differisce dalla connessione propriamente detta? Ci ha fatto vedere come dalla contaminazione nascano poi delle situazioni di connessione, no? Nel momento in cui certi musicisti europei sentono delle musiche di ispirazione diversa dalla loro, in qualche modo ne vengono, potremmo dire scherzosamente, infettati, contaminati. E anche la loro, diciamo, il loro lessico musicale viene ad essere arricchito o contaminato, secondo i punti di vista, da questi apporti di culture musicali diverse. Ma fin qui potremmo dire si tratta di contaminazione. Perché? Perché è niente altro che l'essere infettato da parte di una cultura di un'altra cultura. L'europeo è, per così dire, infettato dalla musica medio orientale oppure dalla musica africana. Quindi uno dei due soggetti è attivo, l'altro è passivo. Non è che il musicista africano abbia partecipato a questa connessione. È stato il soggetto passivo. Cioè, io che ho ascoltato quella musica mi sono in qualche modo lasciato prendere dal fascino di quella musica e ho introdotto alcuni elementi di quella musica nella mia. Questa è contaminazione. Ma non basta perché si abbia una connessione. Perché si abbia una connessione è necessario che ambedue i termini del rapporto siano consapevoli e in qualche modo operino perché questo incontro avvenga. Ecco, incontrarsi non è contaminarsi, incontrarsi è connettersi. Allora, dal punto di vista della nostra comprensione di quelli che sono i grandi movimenti culturali, dobbiamo renderci conto che una prima opera che tutti noi dovremmo fare è quella di stimolare, rafforzare, sviluppare questa capacità di ascoltare l'altro e al tempo stesso la capacità di invitare l'altro a farsi ascoltare e ad ascoltare noi. C'è un grande filosofo tedesco del Settecento che teorizzò questo principio che nessuno diventa uomo se non tra gli uomini. Voi siete diventati uomini perché? E anch'io, perché? Mica perché siamo nati dalla unione di un ovulo e di uno spermatozoo. Questo è un puro fatto di carattere biologico. Ma se appena nati ci avessero abbandonati,
ci avessero lasciati in una foresta, come qualche volta è avvenuto, no? Ricordate i racconti di Kipling, ma ricordate anche le registrazioni storiche di ciò che avvenne qualche volta nel Settecento in Francia, documentato poi nella storia del pensiero. Bambini abbandonati per ragioni diverse, quindi privati dei genitori umani e poi allevati dagli animali, dal cane, dal lupo, da qualche altro animale feroce. E a 10 anni, incontrato uno di questi bambini, camminava carponi, a 4 zampe. Non aveva nessuna sensibilità di tipo umano. Era puramente e semplicemente rimasto un animale. Un animale bruto, selvatico. E invece, quando è che siete diventati esseri umani? Quando avete avuto una madre, un padre, quello che sia, qualcuno che vi ha cominciato non solo ad allevare fisicamente, ma ad allevare mentalmente. Una madre che ha cominciato a sorridervi, ad accarezzarvi, a farvi sentire la dolcezza della sua pelle, a stabilire una comunicazione fra di voi, una connessione, una connessione. In quel momento voi avete cominciato a diventare esseri umani e lo siete tuttora e vi auguro di esserlo per moltissimi anni. Ma perché portate dentro di voi il rapporto con altri esseri umani, con quelli che per la prima volta, dice questo grande filosofo tedesco, vi hanno invitato alla vita della mente, vi hanno invitato alla libertà del pensare e dell'agire. Ecco, la stessa cosa avviene tra le culture. Le culture debbono essere messe in condizioni di esercitare ognuno un invito nei riguardi dell'altro. E quindi, per esempio, la conoscenza delle lingue è molto importante, perché la conoscenza delle lingue consente non solo ai singoli di partecipare della vita di culture diverse dalla propria, ma costituisce uno strumento di carattere collettivo perché le culture fra di loro comincino a comprendersi. Perché solo se ci si comprende si vive in pace, si può vivere in pace. Non si vive in pace quando non ci si comprende, quando ognuno è sordo alle ragioni dell'altro. Ecco allora che la connessione implica questa partecipazione da ambo i lati, implica non semplicemente la contaminazione, ma implica la capacità, sia pure partendo dalla contaminazione, di coinvolgere in questo mettere insieme i pensieri e i sentimenti persone diverse, collettività diverse, nazioni diverse, lingue diverse, civiltà diverse. Perché la distruzione di Palmira, per esempio, è un vero e proprio peccato contro l'umanità? Oltre alla crudeltà dell'uccisione di quel povero archeologo, ma proprio la distruzione dei monumenti. Perché i monumenti? È un peccato che siano distrutti. Cioè, quella è pietra, pietra antica, si possono benissimo distruggere. Ma un monumento, lo dice la parola, viene da monio, che in latino significa ammonire, avvertire, richiamare all'attenzione. Ecco, il monumento è ciò che ci avverte della presenza di un'altra cultura, ciò che ci avverte che noi non siamo soli oggi, ma che ci sono stati molti altri uomini prima di noi e che noi siamo tanto più ricchi mentalmente quanto più riusciamo a connetterci, a riconoscere questi uomini che sono stati prima di noi, quindi i loro pensieri,
i loro sentimenti. Ecco perché in effetti tutto poi si lega nel mondo umano. Quindi le stragi, le distruzioni sono non soltanto atti di crudeltà pura e semplice, ma sono atti di rifiuto di quella connessione che non è soltanto la connessione tra i contemporanei, è anche la connessione tra il nostro tempo e tempi passati. E come vorremmo connetterci con il futuro se non riusciamo neppure a connetterci con il passato? Vedete come ci connettiamo con il futuro? Il futuro non c'è ancora. Come ci connettiamo? Ma quando noi pensiamo a quello che potrà essere domani, a quello che noi speriamo che sia il domani, noi in base a che cosa formuliamo la nostra speranza? In base a ciò che abbiamo già vissuto, in base a ciò che abbiamo già conosciuto. Se io per esempio oggi ho conosciuto questa bellissima musica, come posso immaginare un momento di ricreazione tra un anno o addirittura in un altro momento della mia vita, anche in un altro mondo, se non in qualche modo immaginando qualcosa che assomigli alla musica che ho ascoltato oggi? Non è possibile delineare il possibile se non sulla base del reale, di ciò che è già avvenuto. E questo è connessione. Ecco come questo tema della connessione sia un tema centrale, direi un tema dal quale dipende anche, soprattutto, la nostra vita in quanto vita umana degna di essere vissuta. Grazie. Thank you.
Allora, questo era un altro, diciamo, incontro fra culture. Io ho iniziato con una delle strutture più popolari della musica, direi del mondo in questo momento, che è il blues, che si è diffuso. Io invito soprattutto i ragazzi, poi per esempio nei miei corsi in genere, di andare a riesplorare il blues classico, questi cantanti anche non tanto conosciuti, che ci sono tante raccolte adesso che costano anche pochissimo, perché il blues classico veramente è la base di tutta la musica, diciamo da quella leggera al jazz, di tutto quello che noi di tanto di quello che noi ascoltiamo oggi. E tornare a questa radice è sempre interessante e importante. E questo blues, questa struttura, poi nel suo finale ha accolto ancora una volta la nostra melodia siriana, che è rientrata dentro con una temperatura emotiva ancora diversa. Quindi questo, diciamo, questo gioco di questa mattina, di questi scambi, di queste, diciamo, assaporare i gusti che si mescolano però con degli ingredienti che sono quelli che ritornano, e quindi se si mescolano diversamente assumono un sapore nuovo, però uno riconosce un po' è quello, un po' un'altra cosa, insomma. E volevo solo dire un'ultima cosa, diciamo, adesso rispetto alle tante cose che ha detto il professore, che rispetto noi stiamo anche molto girando, ci stiamo, come dire, muovendo anche tra i sensi, sensibilità, sordità, la musica. C'era una persona, un uomo che poi appunto era mio padre, che ci ha connessi in qualche modo, e che mi ricordo che quando ero bambino mi diceva questa cosa, mi ha detto questa cosa che mi ha molto colpito sempre, che come se noi fossimo immersi in cinque sfere, la sfera della vista, quindi cinque sfere sensoriali, che ci permette di vedere fino a milioni di distanza, vediamo di chilometri di distanza, vediamo stelle lontane anni luce. La sfera appunto dell'udito, che invece ci permette di stare dentro un contenitore di alcuni chilometri, diciamo. La sfera dell'olfatto, che ci fa stare a qualche centinaio di metri, diciamo, più o meno. Poi la sfera del tatto, che coincide con la nostra pelle, e la sfera del gusto, che è interna, cioè che il gusto quando mangiamo, appunto. Ed è singolare questa cosa, che il gusto, quindi torno anche a questa connessione con la parte, diciamo, dell'esplorazione delle cucine, dei sapori, è tutta interna, quindi sembra quella anche, come dire, più intima in qualche modo, meno condivisibile, non so come dire, è proprio, uno deve portare all'interno del corpo qualcosa per assimilarne il gusto, e già questa è fatta e carica di condivisione. E poi quella, ovviamente, la sfera che mi ha coinvolto di più nella mia vita, che è quella dell'udito, quindi questa sfera legata appunto per sua opposizione poi alla sordità, che c'ha questa elemento, diciamo, di distanza. Però quello che mi colpisce è che sono questo misurare le distanze, avvicinarsi, mi ricordo proprio da bambino questa cosa, che è come se ognuno di noi viaggiasse in cinque sfere insomma, e si incontra con le sfere di ciascun altro, non so come dire, insomma, questa immagine un po', anche un po' da cartone animato, diciamo, in qualche modo. Questa volta sarò breve. Sarò breve non solo perché io mi sono stancato e sono sicuro che voi vi siete stancati ancora di più, ma perché, proprio perché le connessioni avvengano, è necessario uno spazio. E lo spazio che rende possibile la comprensione della parola, e non solo della parola, è il silenzio. Perché uno dei motivi della sconnessione del mondo contemporaneo è che, essendo troppo connessi, non abbiamo il tempo per riflettere. Cioè, non basta che io vi abbia parlato, e che voi mi abbiate compreso,
È necessario che voi ripensiate a quello che io vi ho detto, che io stesso ripensi a quello che vi ho detto. E ripensandolo è come se lo digerissi. Digerire significa trasformare. Cioè non sono le parole che si ripetono nella nostra mente, ma sono i significati che via via si fecondano reciprocamente e danno luogo a significati più complessi. E il silenzio è molto importante. E per quello che riguarda i sensi, di cui vi ha parlato il maestro Del Ricco, perché? Perché il gusto è il senso in qualche modo più convincente, cioè quello che più ci lega alle cose. Il bambino che fa? La prima cosa si mette in bocca qualsiasi cosa, perché? Ma non è così per capriccio o per incapacità, no, perché il primo contatto con il mondo e con il senso del mondo è il gusto. Il gusto è il tatto portato fin nell'interno. Se io vedo un pezzo di pane bello fragrante, sento l'odore, prima cosa, lo vedo, poi sento l'odore, poi ne provo la sofficità, quindi il tatto. Ma poi la conclusione qual è? Lo debbo mangiare. Il mangiare non è solo una soddisfazione di un bisogno vitale, perché se io non mangio muoio, ma è anche una forma di entrare in rapporto con il mondo, con le cose, e anche con gli altri esseri umani, perché è vero che io non sono un cannibale, ma quando mangio il pezzo di pane, io in qualche modo introietto tutto il processo attraverso cui quel pezzo di pane è stato fatto. È come se io ricapitolassi senza rendermene conto la storia del pezzo di pane, il suo essere impastato dal fornaio, il suo essere derivato dalla farina, il mugnaio, e prima del mugnaio c'è stato chi ha coltivato il grano, il contadino che ha aspettato il succedersi della stagione buona, e prima ha seminato, poi pazientemente ha atteso, no? Quindi vedete, questa semplicissima e sembra naturalmente necessaria operazione del mangiare mi connette con l'intero mondo, mi connette con il passato, mi connette con gli altri uomini. E per esempio il pane ha uno stile diverso a secondo dei popoli. Addirittura all'interno delle stesse nazioni. Il pane che si fa a Firenze è molto diverso dal pane che si fa a Napoli. Tutto col grano è stato fatto, e tuttavia è diverso. A Firenze non ci mettono il sale, noi qualche volta ci mettiamo troppo sale. Non so se qualcuno è arrivato a metterci anche il pepe, comunque il pepe ce lo mettiamo noi con la nostra testa. No? Ecco allora il gusto come tatto primordiale che porta il mondo dall'esterno verso l'interno. Ecco, io credo che anche questa sia una lezione, questa del gusto, della connessione. Col gusto io mi connetto, così come con tutti gli altri sensi io mi connetto, ma col gusto mi connetto in una forma più, diremmo, radicale. Del resto, perfino
sul piano religioso, con tutto il rispetto per la religione cristiana, ecco, l'idea della comunione, l'idea del mangiare il corpo del Signore, che cos'è? È il simbolo di questa connessione che sta alla base della nostra vita, quello di portare dentro quello che sta fuori. Così come con la parola, con la musica, con la pittura, con tutte le forme di arte, di tecnica, noi portiamo fuori quello che sta dentro. Portiamo nella realtà materiale quello che è la nostra idea. E viceversa, con i sensi e soprattutto con il gusto, portiamo dentro quello che sta fuori. Più connessione di questo credo che non si possa immaginare. Grazie. Thank you.